Ciao, buongiorno, benvenuti. Oggi prepariamo delle pizzette di zucchine. Come si preparano? Ma è semplicissimo. Allora, ci occorrono delle zucchine che abbiano un diametro più grande rispetto alle altre. E quindi queste zucchine qui, dopo due fior di latte, basilico fresco, passata di pomodoro, questi sono circa un 150 grammi, non ce ne servirà molto, olio extravergine d'oliva e pan grattato. Bene, allora prendiamo una tazza con un colino che si possa posizionare all'interno. Questo perché dobbiamo fare scolare il nostro fior di latte, che lo tagliamo molto semplicemente a quadrettini. E mettiamolo da parte. Prendiamo la zucchina. Togliamo le estremità. E adesso andiamo ad affettare delle fettine di mezzo centimetro. Disponiamo le fette di zucchina all'interno di una pirofila. Un pochino di sale. In questo modo. E procediamo così con tutte le nostre fette di zucchina, cioè dobbiamo stratificarle con un pochino di sale, in questo modo rilasceranno l'acqua in eccesso, le lasceremo sotto sale per 20 minuti. Vedete? Eliminiamo l'acqua in eccesso e adesso prendiamo uno strofinaccio pulito e le tamponiamo. Versiamo un po' di olio all'interno di un piatto e oliamo ciascuna zucchina. Quindi la impaniamo con il pan grattato, premendo bene per diverse volte. In questo modo resterà una bella panatura croccante. Poi prendiamo una placca da forno, la ungiamo con dell'olio. Disponiamo le nostre zucchine e al centro di ciascuna zucchina andremo a riporre un cucchiaino di salsa di pomodoro. Versiamo un filo d'olio e completiamo con una fogliolina di basilico fresco e naturalmente un pezzetto di mozzarella. Inforniamo a 200 gradi per 15-20 minuti, fino a che le nostre pizzette di zucchine risulteranno dorate e con un aspetto super goloso. E
Ed eccolo qui il risultato. Guardate che meraviglia, sembrano davvero delle pizzette. Sono anche molto buone. Un modo furbo per far mangiare le zucchine magari ai bambini e un modo anche per stare più leggeri ma sempre con gusto. Bene, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se così mi raccomando, condividete questo video con i vostri amici. Ricordate di lasciare un like e se non siete iscritti iscrivetevi ed entrate a far parte di questa community davvero meravigliosa. Un abbraccio, buona serata, ci vediamo presto. Ciao!